Ciao a tutti e benvenuti! Questa puntata di Enjoy Side sarà dedicata alla prima edizione del Versilia Yachting Rendezvous, un'esposizione internazionale in scena a Viareggio organizzata dall'Ente Fiera Milano e dedicata al top di gamma della nautica. In occasione dell'evento siamo ospiti dell'Augustus Hotel Resort, uno degli hotel più prestigiosi di Forte dei Marmi. Ed ora andiamo a conoscere nel dettaglio questa bellissima struttura. Sono molto contenta di avere l'opportunità di parlare nello specifico con l'architetto Maschetto, che ci potrà proprio raccontare un po' di questa magnifica struttura che ha tante zone, tante parti e che racconta una storia molto importante di questa zona della Toscana. È una storia lunga perché nel 1953 una signora che si chiamava Augusta Pesetti, Augusta Augustus, trasformò la sua villa nell'albergo Augustus. Era il primo 5 stelle di Forte dei Marmi e da allora è stato il 5 stelle di riferimento di Forte dei Marmi anche per la sua grandezza. Possiamo camminare tranquillamente, passeggiare per 700 metri di qui dalla spiaggia fino al fiume di Forte dei Marmi attraverso un sottopasso che porta alla Villa Agnelli. La Villa Agnelli fu un'occasione nel 1969 che capitò così. Hanno venduto e mio padre allora fece in maniera da accorparlo a quella villa di cui ho parlato. Quindi noi abbiamo le due ville Agnelli e Pesenti, abbiamo un altro edificio che abbiamo costruito negli anni 60, si chiamava La Nave, e poi abbiamo 8 ville e tutto questo naturalmente ci consente di avere diversità anche nei clienti che noi ospitiamo. E questa è forse la forza di questo posto. È un posto dove quando arriva i clienti noi diciamo welcome home, perché loro si sentono di tornare a casa. Questo albergo interpreta Forte dei Marmi, assolutamente penso che le due cose siano inscindibili. Infatti prima proprio accennavamo anche a questo concetto di dove è questa struttura, Forte dei Marmi, no? Cosa offre Forte dei Marmi? Forte dei Marmi prima di tutto offre una specie di connubio quasi ideale fra lo sfondo delle Alpi Apuane e il mare, è centrale rispetto a quest'asse. E quindi è anche un beneficio di tipo climatico, certamente. Più a Forte dei Marmi la pineta ha fatto da padrona. C'è stata una lottizzazione che si chiama Roma Imperiale fatta negli anni 30 e Forte dei Marmi però era già cominciata prima, perché prima era cominciata con queste grandi ville e la Villa Agnelli era una di quelle, che non era di Agnelli, erano ville che la nostra Regia Marina dava agli ammiragli quando andavano in pensione. E poi c'è lo show del lusso, ma non è la prima ragione per cui vengono a Forte dei Marmi. La prima ragione, lo ripeto, è perché qui si sta bene. L'Augustus Hotel Resort rappresenta il lusso, sicuramente, la storia di questa zona della Toscana, però quello che ci piace molto è che qui si respira anche un'aria familiare, quindi insomma ci sembra un connubio perfetto e ringraziamo tantissimo l'architetto di essere stato con noi e di averci raccontato insomma di questa fetta di storia della costa toscana.